Amici, bentornati su Pokémon Scarlatto, ci troviamo all'Accademia Arancia pronti per mandare avanti gli altri due percorsi, gli altri due finali da scoprire insieme. Uscendo dall'Accademia Arancia probabilmente ci imbatteremo in qualcosa di inevitabile che coinvolge e prende in primo piano soprattutto Cassiopea, che dovevamo effettivamente scoprire. Chi è? Chi è Cassiopea? Intanto ci vediamo spuntare così fuori dal nulla Garof. E là, George, preside. Io sono Garof, niente di meno, niente di più. Anzi, credo sia giunto il momento di chiudere questa farsa. Tieniti pronto, perché sto per rivelarti la mia vera identità. Yeah! Il preside, ma chi l'avrebbe mai detto? Clavel. Chi l'avrebbe mai detto? Le porgo le mie scuse per aver occultato la mia persona per tutto questo tempo. La verità è che Garof altri non è che il preside dell'Accademia Arancia, ossia me medesimo, Clavel. Non ci credo. Era un travestimento perfetto, non trova? Deve essere alquanto sorpreso da questa rivelazione. Ad ogni modo, questa non è l'unica rivelazione sconcertante che le devo fare. La verità è che l'arcicapo del Team Star, meglio noto come Cassiopea, sono sempre io. Shock totale, shock, davvero incredibile. Dice sul serio. Le assicuro che è così. Ho utilizzato una voce preregistrata per le telefonate di Cassiopea e, ecco, insomma, in qualche modo ho fatto sì che lei ci cascasse. Già, proprio così, mi creda. Vabbè, giornata, episodio di grandi rivelazioni. Ebbene, mio caro George, ha di fronte a lei l'arcicapo. È il momento di dare il via al duello finale. Non è vero, questa è una gran farsa, preside Clavel. È una gran farsa. Diciamo le cose come stanno. Vabbè, comunque, per la prima volta lottiamo contro Clavel, effettivamente. Parte con Oranguru. Ok, ok, ok. Io sono Cassiopea del Team Star. Vabbè, vabbè, lui continua. Vai pure. Allora, dato che non mi aspettavo Oranguru, mi sa che switcho già da subito. E vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo nuovo episodio di Pokémon Scarlatto, che, insomma, mancano giusto gli ultimi episodi per concludere questa serie sul mio canale. Mi raccomando, supportate, supportate. Oranguru, mio caro Oranguru. Lanciafiamme, che non è nemmeno super efficace, però... Ripicca! Ripicca fa male. Ma addormenta pure. Ottimo. È arrivato il momento di sparire. Via! Kilowattra è il momento. Dai che non lo abbiamo usato nemmeno troppo alla Lega, quindi... È importante. È davvero importante, eh? Ma dite che con un tifone me lo porto via? Niente, tifone deve per forza sempre fallire. Cioè, devono evitarlo più che altro, perché di fallire... Ok, il secondo tentativo va sempre a segno. Ok, dai. Ottimo. Sbadiglio su Kilowattren. Spero solamente di attaccare. Vabbè, dai, scarica. Dovrebbe essere... Ottima. Il problema è che si addormenta anche lui adesso. Non importa, dai. Buonanotte, Kilowattrel. Bello quell'allenatore. Allora, Bomasnow sarà il prossimo. Dato che arriva Bomasnow, non posso fare a meno che... Eh beh sì, Armarouge ritorna in campo, sì. Sta addormentato, sì. Userò una ricarica totale, sì. Ok, scendi neve. Momento per riprenderci del tutto. Così ne approfitto per recuperare anche un po' di DPS. Non lo so se ci sorprenderà questa Bomasnow con qualche mossa particolare. Vela Aurora. Ok, resistono agli attacchi fisici. Beh, in effetti. Dai, lanciafiamme. Giustamente. Giustamente. E si era preparato lui a questa cosa. Si era decisamente preparato. Ma non a questo lava sbuffo finale. Ok, adios. Quanti Pokémon ha Clavel? Io ho questa cattiva abitudine di non guardare ormai più niente. Non lo so, livelli,
quanti Pokémon hanno in squadra. Vabbè, Gyarados sarà il prossimo. Ma io ho la squadra dei belli addormentati nel bosco qui, perché anche Kilowattrel adesso dorme. E che dobbiamo fare? E vabbè, si va in campo lo stesso, dai. La host contro Clavel non mi dice niente. Pensavo a questo. In questo esatto momento. Aia, pietra taglio. Dici che ci sta? Oh, dai, scarica. Ottimo. Vabbè, dai. Paralisi. Ok, se non attacca è godimento incredibile. Let's go, andiamo! Non attacca. E allora sapete che c'è? Vado di Invertivolt, così mi preparo e tiro dentro qualcun altro. Benissimo. Non lo so, però dai, mi va di far entrare in campo Clodsire, dai. Non ha ancora fatto ingresso. Ho un Doom. Scelta perfetta. Ok, va benissimo. Si rimane con Clodsire. Un bel terremoto per chiuderla magari. Ho un Doom, ci prova con fuoco bomba. Sì. Let's go, andiamo. Fatto fuori anche Houndoom. Poltergeist. Allora, questo switch con Quaquaval è stato l'ideale. Vabbè che comunque ho fuoco fatuo di continuo. Per piacere, Vediamo se entra sto idroballetto. Ok, dovremmo essere a posto. Sì. Ok. Ultimo Pokémon per Clavel? Mi pare di sì. Lui usufruirà soprattutto del Terra Crystal. Mio Scarada! Oh, è vero. Ha tenuto lui chiaramente lo starter di tipo erba, quindi normalissimo. E allora non mi rimane altro che tirare dentro nuovamente Armarouge. Però non ricordo se il Terra tipo di Armarouge è fuoco o se è un altro tipo. Dovrei controllare. Diamogli subito un'occhiata. Sì, ok, è terra tipo fuoco. Possiamo terra cristallizzare tranquillamente e andare di lanciafiamme. Sperando di agire per primi, perché... Ok. Peraltro vediamo anche Mew Scarada per la prima volta, in teoria. Non abbiamo avuto altri scontri... contro appunto il tipo erba. Ecco qua, dai. Terra Crystal. Arrivo anch'io, giustamente. E pronti, dai. Ci siamo. Oh, però Armarouge Terra Crystal. Niente male. Molto carino. Ah, oh, Ombra Artigli. Ok. Calma. Se non avessi Terra Cristallizzato sarei già andato KO tranquillamente ad occhi chiusi. Meno male. Ok. Ci siamo. Abbiamo vinto contro Clavel. Adesso però bisogna capire di più su questa faccenda, no? Tu non sei Cassiopea. Dai, di la verità. Di le cose come stanno, Clavel. Vabbè. Una rivelazione, se non altro, l'abbiamo avuta. Nemmeno poi così sconvolgente, dato che... Vabbè. Garof, Clavel. Mio giovane George, devo dire che è maturato molto durante la sua ricerca di tesori. Le devo delle scuse. Ho mentito quando le ho detto che ero Cassiopea. Il fatto che Garof e Clavel siano la stessa persona invece è vero, può credermi. Tornando a Cassiopea, credo di avere un'idea abbastanza precisa di chi possa essere. Ed è questo il motivo per cui preferirei che voi due non lottaste. Non è giusto che lei sia... Che sia lei a farsi carico delle sue sofferenze. Dubito uno studente qualunque sarebbe stato in grado di superare un simile ostacolo. Ed è proprio per questo che poco fa ci siamo sfidati. Se fossi stato io a vincere, sarei stato pronto ad assumermi le responsabilità di fermare Cassiopea, ma non è stato così. Forse la sua profonda gentilezza è quello che serve per salvare l'arcicapo. In quanto docente mi vergogno della richiesta che sto per farle, ma la prego di sconfiggere l'arcicapo del Team Star. Ricevuto. Lasci fare a me, ci penso io. Che poi comunque Cassiopea ci aspetta sempre all'interno dell'Accademia Arancia. La vera Cassiopea. Cosa accidenti sta succedendo qui?
Oh cielo, professoressa Taima, cosa la porta qui? Ha ben poco di cui essere sorpreso. Sono corsa qui perché mi è stato segnalato che qualcuno stava lottando a scuola. Cosa aveva intenzione di fare a uno dei suoi studenti? Le ricordo che lei è il preside. Vabbè, mo si becca l'incredibile cazziatone dalla professoressa Taima, come giusto che sia. E quindi abbiamo ancora l'appuntamento con Cassiopea, come ho già detto. Quindi bisognerà entrare dentro l'accademia per accedere al campo. Dov'è che la troviamo? Non mi ricordo. Intanto la squadra è... Ok, squadra curata. Andiamo. Let's go. Ok, dovrebbe essere il campo sportivo, anche se non abbiamo una notifica sopra. Ma dovremmo trovare lì Cassiopea, in teoria. Eccoci qua. Campo sportivo. E guardate un po' chi è Cassiopea. Grande, grossa rivelazione anche qui. Grazie di essere venuto. Tutta incappucciata, Penny. Come se ci fosse bisogno. Dai, forza. Ti avevamo anche sgamata, su. Io sconvolto, cioè. Espressione facciale sconvolta. Sorpreso, eh? Eccoti svelata la vera identità dell'arcicapo, nonché di Cassiopea. L'idea dell'operazione Stardust mi è venuta dopo averti visto sbaragliare le reclute davanti alla scuola, quindi ad inizio gioco. Con le mie capacità a far sbucare dal nulla i fiumi di CL è un gioco da ragazzi. Ho quindi pensato che offrendoteli come ricompensa avresti accettato di collaborare. Poi ti ho tenuto d'occhio fingendomi parte della squadra rifornimenti. Tutte le tue fatiche sono servite ad arrivare fino a qui. Se mi sconfiggi, il Team Star avrà chiuso definitivamente. Ma allo stesso tempo, una parte di me vuole che il Team Star continui a esistere. Quindi non ho intenzione di farmi battere tanto facilmente. Siamo alla resa dei conti, sei pronto? Sono pronto. Ti ringrazio. E quindi, oh, arriva... arriva correndo Garof. Scusate l'attesa. La lettera di scuse per la professoressa Taima, volevo dire, i preparativi mi hanno portato via più tempo del previsto. Dalla voce deduco tu sia Garof. Anzi, dovrei dire Cassiopea. Proprio così, avrei un compito da assegnare anche a te, Garof. Vuoi che tu riprenda ciò che sta succedendo. Userò poi il video per comunicare a tutti i membri del team l'esito della lotta. Va bene, ricevuto. Ok, si inizia. Versus la vera Cassiopea. Forse è il caso di ripresentarsi a dovere. Io sono l'arcicapo del Team Star, Cassiopea. O meglio ancora, Penny! Inchinati di fronte alla potenza della fondatrice del Team Star. Andiamo! Sono pronto, sono pronto. Sono pronto, sono pronto. Andiamo. Comunque, la host... Musica devastante. Clamorosa. Clamorosa. Ma poi cos'è? È tipo hardstyle. Senti, senti. È una vibe incredibile questa host di sottofondo. Assurda davvero. Allora, parte con Umbreon. Potrei già chiudere con un Zuffa. Buonissimo. Uah. Hai presente? Buonissimo. Ok. Addio Umbreon. Prossima scelta. Stiamo a vedere. Livello 65 intanto. Jolteon. Credo abbia tutte quante le Evolution, conoscendo Penny però. E quindi Jolteon arriva in campo Clodsire. Intanto vibe totale. Vibe totale. Vorrei alzarmi dalla sedia, intanto giocare da lontano ballando. Bellissima. Ok, continueremo a vibare alla grande. Intanto che battiamo Cassiopea. Vaporeon sarà il prossimo. Cioè, volendo potrei anche rimanere, tanto alla fine Clodsire ha assorbacqua, quindi andiamo di nuovo di terremoto, dai, sì. Let's go! Si riprende anche qualche punto vita. Terremoto. Vaporeon regge, giustamente. Però velenpuntura, sai che? Fatti mettere giù Vaporeon, dai. Mega corno, su. Anche se il mio attacco sta per crollare del tutto. No, no! Max power con questa host. Prossima scelta. Flareon. Vabbè, dai, si continua. Giù Flareon. Goloso boost in velocità. Quanti ne mancano? Lifeon.
Lifeon, potrei rimanere. Una mossa di tipo volante, effettivamente, ce l'abbiamo pure. Che appunto è Etere Lama. Basterà? No. Però vediamo un po'. Fendi Foglia. Aia. Chiaramente picchia. Fendi Foglia, ma sono più veloce, quindi GG. Etere Lama. Andata a segno. E chi manca? Sylveon. E va bene, dai. Facciamo entrare il buon cagnolone. E dovrebbe essere l'ultimo Pokémon di Penny. Non so se chiamarla Penny o Cassiopea ormai. Vabbè, comunque. Sylveon. Ma se facessi Spettro Tuffo, no? Ah, ovviamente Altera Crystal. Credo a questo punto tipo folletto, normalmente. Scopriamo un po'. E voilà, tipo folletto, sì. Ok, la punta di diamante di Cassiopea, quindi. Continua imperterrita con occhioni teneri. E via! Toglie pochino, chiaramente, per via dell'attacco dimezzato. Ha anche incantevole, quindi forse faccio presto ad andarmene. Niente, non, niente può fermare questa cosa. Niente, vabbè. A meno che io non lanci pure un bel cristallo. Beh sì, lo vedo l'ideale in queste situazioni. E ok, lancia fiamme. Non so quanto io possa fare, però... ci siamo quasi, dai. Sicuramente molto meno. Palla ombra! Non pensavo lo avesse Sylveon, sinceramente. E anche questa volta mi salvo in maniera grandiosa. Se non avessi Terra cristallizzato, ecco. È la giornata giusta per Armarouge, questa qua. Ok. Ne usciamo vittoriosi anche in questa situazione. E vinciamo contro Cassiopea. Bella, cioè io vorrei continuamente la ossa di Cassiopea. Non possiamo tenerla ancora un po'. Mi stava gasando. È finita. Il Team Star non esisterà più. La fine del Team Star. Vediamo un po' che succede però adesso. È finita, ragazzi. Oh, mi sa che c'è uno di quei flashback. Mi sa di sì. O forse no. Più o meno all'incirca, sì. È ora di chiudere questa storia. Chiudere? Non avrai sul serio intenzione di sciogliere il Team Star? Ci siamo fatti prendere troppo la mano con l'operazione Star. Beh, abbiamo radunato tutti quei bulletti nel cortile della scuola. Non siamo certo passati inosservati. Però in fin dei conti non ci sono state né zuffe né altro, no? Non una goccia di sangue macchiò la nostra vittoria. Beh, del resto i bulli hanno chiesto perdono in lacrime ancora prima di lottare. Forse se la sono fatta sotto solo a vederci. Vero, ma poi se la sono data a gambe levate causando un gran scalpore. La situazione ci è sfuggita di mano. Non c'è speranza che la passiamo liscia. Già, pensandoci bene, la situazione non è delle migliori. Penserò io a sistemare tutto. Ehi, che vuoi dire? Ho creato io il Team Star. E sempre io vi ho coinvolti. Per questo sarò io a prendermi la responsabilità di tutto. Arcicapo. I bulli sono una cosa del passato ormai. È ora che torni da scuola. E tu che farai? Io non posso tornare. E perché mai? Non hai più motivo di chiuderti in casa, no? L'unica cosa che posso fare è ringraziarvi. Grazie per essere stati così gentili con me, pur non essendoci mai incontrati di persona. Un momento, Arcicapo. Sembra quasi che tu ci stia dicendo addio. Il dovere mi chiama. C'è qualcosa che non puoi dirci? Insomma, Arcicapo... praticamente fuori. Addio e grazie di tutto. No, Cassiopea. E quindi questo è il vero finale per il Team Star. Grazie, George, Garof. Sono contento di aver visto la conclusione di questa storia. Per me il Team Star è ormai è la fi... Attenda un attimo. Cioè, aspetti un secondo, volevo chiarire una cosa. Perché tu che sei l'arcicapo hai pianificato l'operazione Stardust? Perché avevo chiesto al Team Star di sciogliersi, ma nessuno mi ha ascoltata.
perché non gliel'hai ordinato? Si chiede, non si ordina. È una regola del team. Ma cosa? Ma cosa? Regole. Quindi anche i capibanda tenevano alle regole. È per questo che ho pensato di sfruttarle per far sciogliere il team. Vuol dire che se fosse stato previsto dalle regole avrebbero abbandonato? Sì, secondo le regole dovevano lottare. E da questo viene l'operazione Stardust. Cassiopea, c'è un'ultima cosa che voglio chiederti. Il Team Star, anzi, i tuoi compagni di team, cosa sono per te? Ci deve pensare un attimino. Loro sono il mio tesoro più prezioso. Che bella frase. Splendido. Ritengo di aver compreso appieno la situazione, cara Penny. Eh? C'è una questione che vorrei discutere con lei, mia giovane Penny. Perché mi dai del lei? Che ti prende? Mi metti ansia. Ma certo, prima è opportuno rivelare la mia vera identità. E smascheriamoci anche questa volta, preside. Così come Cassiopea era in realtà Penny, Garof era in realtà Clavel. Ma perché? Per poter parlare da pari a pari con i membri del Team Star. Ho pensato che se gli studenti non si confidano con i propri insegnanti, tantomeno l'avrebbero fatto con il loro preside. E per questo si è travestito? Poi non capisco la scelta della parrucca. Bene, direi che potete uscire allo scoperto ora. Che succede? Adesso arrivano... No, chi arriva? Arrivano tutti? È un grande momento di reveal generale. Oh, eccoli! Eccoli, eccoli. Ci si rivede, arcicapo. Oh, bella questa cutscene, mi piace. Romy. Ci sono tutti al completo. In realtà non ci siamo mai visti prima, non sapevamo neanche il tuo vero nome. Oh, molto bella, eh. Enzo. Quindi il tuo vero nome è Penny, giusto? Come te la sei passata? Orti. Finalmente ci incontriamo, ero molto preoccupata per te. Nespi. Che bel momento. Ok, 3, 2, 1. Astra la vista. Ok, bel momento di aggregazione. Giovane Penny e giovane capibanda, mi rivolgo al Team Star in qualità di rappresentante dell'intera accademia. Vi porgo le mie più sentite scuse. Come preside dell'Accademia, considero questo uno dei più gravi errori della mia vita, eh? Ho saputo i motivi della creazione del Team Star e del comportamento di voi capibanda. L'Accademia priva di bullismo che ho visto dopo aver accettato il mio incarico era il premio conquistato dalla vostra tristezza, dalla vostra rabbia, dal vostro coraggio. Vengo subito alle conclusioni. L'ordine di scioglimento del Team Star, nonché l'invito ai suoi membri di lasciare la scuola, sono revocati con effetto immediato. Ciò vuol dire che... Ebbene sì, lo scioglimento del Team Star non è più necessario. Incredibilmente. Ritirerò l'ordine di scioglimento del Team Star come vi ho accennato. Tuttavia il Team Star è responsabile di una lunga serie di malefatte. Eccolo qua. Continue assenze ingiustificate. Alterazione alle uniformi della scuola, sottrazione di mobili o di proprietà dell'accademia, alterazioni ai Pokémon cavalcature e organizzazioni di corse. E vabbè, polizia dei Pokémon, pronto! Vabbè, potrebbe stilare una lunghissima lista. CAS? Per cosa sta? Centro Allenamento Star. È un nuovo gruppo di strutture dedicato alla preparazione degli allenatori. Ah, interessante questa cosa. Ok. Quindi il Team Star impiegherà del tempo per scontare la pena, eh? Lavoreranno molto e sodo, soprattutto all'interno dell'Accademia Arancia. Non male, non male. E dunque, uscendo fuori dall'Accademia Arancia, ci chiama Penny. Cassiopea Penny? Vabbè, no dai, ormai sai chi sono. Vieni davanti alla scalinata della scuola, dove ci siamo incontrati. Ti aspetto. Ok. C'è qualcosa di conclusivo da fare, sicuramente per questo pezzo di storia, come già detto. Eccola qua. E qui è effettivamente dove ci siamo incontrati con Penny per la prima volta. Momento di contemplare l'Accademia, Penny. Astra la vista.
Questo saluto lo abbiamo pensato noi sei membri fondatori del team. È così brutto che fa il giro e diventa bello. Per la questione dei CL generati illegalmente pensavo che per me sarebbe finita male, invece mi hanno perdonata senza problemi. E meno male. Mi hanno detto che posso ripagarli facendo volontariato come ingegnere alla Lega Pokémon e mi hanno chiesto di tornare dopo il diploma. Il preside e quella tizia Lisma mi hanno fatto molti complimenti. Mi hanno detto che ho tipo un talento straordinario. Otteniamo Dragobolide. Molto buona. Tu potresti farne un buon uso, penso. E poi sono in debito con te. Le mie specialità sono i macchinari, l'hacking e cose così. Quindi per sdebitarsi. La prossima volta sarò io ad aiutarti quando sarai in difficoltà, George. Ok. Allora, ciao, Astra la vista. Finisce così anche il viale della polvere di stelle che abbiamo completato. E adesso cos'è che rimane? Rimane Pepe. Dobbiamo capire di più sull'area zero. Quindi nel prossimo episodio andiamo a battere Pepe. Grazie per avermi seguito fino a qui. Ricordo di lasciare un mi piace per supportare gli ultimi episodi di Pokémon Scarlatto e di commentare qui sotto. George vi saluta e vi aspetta col prossimo episodio. Ciao ragazzi!